Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti parlerò di controtelaio a monoblocco. Andremo a vedere che cos'è, quando ti è utile e quando invece non serve a niente e ti fa aumentare solamente i costi. Che cos'è? Lo vediamo qui. Questa è una spalla di un controtelaio monoblocco che va a prendere, praticamente va a barciare tutto lo spessore del muro e va a fare un isolamento dello spessore che serve per andare a proteggere l'infisso interno. In questo caso abbiamo un controtelaio monoblocco dove abbiamo l'infisso interno e uno scurone esterno, ma qui esternamente ci potrebbe essere anche una guida di un avvolgibile, una guida per un frangisole o un attacco per un cardine a muro di una persiana. Diciamo che è un tipo di controtelaio che è molto utile quando ho un sistema di oscuramento esterno, perché quando ho solamente l'infisso interno non ha tutto questo senso da essere utilizzato e anche i costi e i rischi che siano più alti rispetto a non farlo. Ad esempio, se ho il cappotto qui sull'esterno e non ho la chiusura oscurante, posso girare direttamente con il mio cappotto contro il mio controtelaio interno. Se invece ho un cappotto esterno, cioè se invece ho un scurone esterno, una taprella esterna, un frangisole, qualsiasi tipo di oscuramento, dovrei fare due controtelai, quindi doppio montaggio del controtelaio, e poi dovrei fare un tappo isolante qui nel mezzo, che spesso è una cosa che richiede più tempo, più costi e ci sono anche più possibilità di errori. Invece questa qui è una parte di muro già prefabbricata, si chiama monoblocco appunto perché è un blocco unico di materiale che solitamente va a prendere tutto lo spessore del muro. Si può fare anche di spessori un pochino più ridotti quando ad esempio ho un muro di fuori che è molto irregolare in una ristrutturazione. A quel punto farò fatica a avere la dimensione esatta, ad esempio che ne so, 45 cm di muro, in dei punti potrò avere 45, in dei punti potrò avere 44 e dei punti 42. Nelle case vecchie ci sono anche 3, 4, 5 cm di differenza e non potendo fare un controtelaio diverso dall'altro si può tenere il controtelaio più corto e poi l'ultima parte l'andrà a raccordare il cappottista che fa il cappotto. Comunque è molto importante da utilizzare questo tipo di prodotto per assicurarsi l'isolamento termico e la tenuta nel tempo. Qui come vedi c'è già una retina pronta in modo che qui venga rasato e poi verniciato uguale al cappotto esterno. Alla Bisacchi, con il sistema Bisacchi, utilizziamo sempre dei monoblocchi da 8,5 cm in nuova costruzione o in ristrutturazione importante quando abbiamo uno scuramento esterno, mentre quando non abbiamo scuramento esterno proponiamo solo un controtelaio termico internamente, perché bisogna proporre delle soluzioni che abbiano dei vantaggi e sì, possono costare di più ma devono avere dei vantaggi. Quando il costo è solamente un aggravante e non hai nessun vantaggio, non bisogna proporlo. Quindi come sempre equilibrio nelle scelte, consulenza, guardare le cose dove servono e dove non servono. Se vuoi approfondire questi temi, www.blogbisacchi.it, ci sono tanti articoli gratuiti, oppure vai su Amazon e cerchi scegliere gli infissi è facile con Sistema Bisacchi, oppure cerchi il libro per infissi e verrà fuori questa bella faccia qui. Dai, scherziamo anche un pochettino. Ciao e al prossimo video.